Avvia la chat, così do un'occhiata. Anche stasera si comincia molto, non dico amatoriale, ma ho giusto il caffè da bere. Ma allora fatemi controllare un attimo la live. Stasera niente può turbare il mio umore, neanche il fatto che Google non funzioni come dovrebbe. Poi devo controllare, magari ho disabilitato io la cronologia o forse è stato l'aggiornamento a disabilitarla, non lo so, non lo so. Teoricamente no, però. No, deficiente, non record keeper. Dunque. Twitch. Allora, la chat c'è. Datemi un secondo che me la sposto prima. Ci può stare qui, dai. Perfetto. L'ho aggiustata tra l'altro per stasera durante. Cioè, io ho la finestrina piccola, vabbè, ma la chat che vedete voi in live, l'altra volta l'avevamo lasciata piccola, anche se l'avevo lasciata piccola, anche se si poteva magari ingrandire. Me ne sono accorto soltanto a posteriori. Sì, però la faccia dell'hosting, io sarei online. Puoi far vedere me, please? Oddio, perché fa vedere lei? Cioè, per carità, le faccio anche il piacere di ostarla e non lo faccio certo malvolentieri, però insomma, ci sarei io in live. Dunque. Vediamo quando è che si accorge che sono online e magari fa vedere la mia live. Ascolta, scusate un attimo, qua bisogna. Adesso va bene tutto, ma. Finalmente. Finalmente si è deciso a far vedere la live. Dunque. Fatemi una. A parte tu, raddrizzati. Fatemi sentire un attimo la. Allora, per andare va. Ah, ma che scemo, per forza. Buffering. Stavo andando con la connessione del cellulare. A voglia che c'è il buffering. Se no, guarda, non è più un problema, non preoccuparti. Allora. Dunque, com'è? Benissimo. Allora, datemi un secondo che finisco il caffè, nel frattempo magari arriva pure qualcuno online, dopodiché si riparte e stasera se ne vedranno delle be belle circa. Ma recentemente mi è capitato di vedere una maglia. Non mi ricordo se era la t-shirt o era proprio la giacchetta che indossava Eli, con scritto Never Be Game Over. Che è molto da ragazzino ribelle, però in realtà era anche figo come messaggio, cioè soprattutto per Liquid. Ovviamente con un pollo, dov'è la luce, ecco. Per chi sa cogliere, Richard Benson sarebbe fiero, lo so.
mi farebbe l'autografo oppure la butterebbe per terra urlando. C'è già qualcuno collegato, molto bene. Allora, sperando che non si stacchi il controller muovendolo fin qua perché è un maledetto. Allora, ci stiamo. Andiamo. Dunque, come funzionano questi livelli? Allora, adesso al quinto mondo sono comparse le frecce. Le frecce ti permettono di andare solo nella direzione in cui indicano nel momento in cui ci passi sopra. Prima ti puoi fermare, una volta che le hai superate, non puoi più tornare indietro da quella parte. Quindi per raccogliere le chiavi e la frutta entro il tempo limite bisogna un po' organizzarsi. Tipo, allora se andassi a sinistra adesso potrei arrivare tranquillamente al centro. Dal centro potrei tornare qui, potrei andare all'uscita. C'è una chiave sola però. E se andassi a destra invece? Se vado a destra posso andare a prendere anche la frutta prima di passare sulla chiave. Quindi. Ma in realtà, ma che così posso prendere tutti i punti, è vero? Altrimenti non potrei. Dunque, vediamo un po', eh. Esatto, voler prendere tutti i punti si può fare così. Molto, molto semplice. Buonasera, Genji. Benvenuto, bentornato, scusami. Salva. Ecco che ricomincia la routine di salvare. Ah, giusto per andare all'uscita bisogna. Ok. Com'è? Com'è andata la diretta? Che io non ho seguito praticamente niente, so soltanto che. Oddio. Io so soltanto che hanno annunciato tipo la data di uscita di Final Fantasy VII. Che hanno annunciato questo Elden Ring. Così, di cui ho visto vagamente il trailer, non è che mi ispiri più di tanto, più che altro sa di Dark Souls, sa di From Software lontano 3 km, ma 30 minuti seguo anche la dieta. Ah, ok, lol. Va bene, dai, almeno ci sei per ora a fare compagnia, dai. Solo che tipo, allora questa freccia ti indica che puoi. Esatto. Mi viene un dubbio, eh? Ah, no, scherzavo. La conferenza di Microsoft mi è piaciuta per i giochi di piccolo calibro. Non posso dire la stessa cosa per i AAA. Sarei curioso di sapere quanta roba possono aver annunciato, sinceramente. Cioè, nel senso, non so niente in realtà. Anche perché tra ieri e oggi sono stato veramente presissimo, ho avuto zero tempo per fare qualunque cosa, quasi. Infatti, a parte che ieri sera ero anche distrutto e alla fin fine non sono andato neanche a letto tardi. Infatti ho staccato prima la live, ho fatto un'ora e mezza ieri sera. Ok, si può andare sotto sopra, però tipo, ecco, io devo andare lì. Se devo andare lì significa che in qualche modo magari devo arrivare. O possibilmente devo arrivare là. Desideresti vedere rapidamente quante quali IP sono state annunciate? Ci serve questo ottimo sito che ti consiglio. Ok, dai, più tardi, dopo la live, allora vado a dare un'occhiata. Grazie del link, però. Non volevo essere così pigro da chiedere, mandate un link per andare a vedere cosa hanno annunciato, però grazie di averlo fatto. Ah, che scemo, era più semplice del previsto. Anche bene, mi farebbe piacere però trovare una clessidra ora. E non so se farò in tempo a prenderla. Sì. Ok. Con molta calma. Adesso aspettiamo che il tempo scada. E io ho visto poco. Appunto, ho visto Final Fantasy VII, Elden Ring. Non mi pare di aver visto altro. Anche perché il resto lo sapevamo già. Cioè, lo sapevamo che
Crash Team Racing esce a fine mese e Pokémon Spada e Scudo l'hanno annunciato qualche giorno fa, che quello in realtà mi interessava. Sono molto propenso per Scudo, ma si vedrà. Discorso sulla conference legale. Sì, quello di ieri. Anche se c'è da dire che hanno annunciato appunto Elden Ring e c'era un attimo da capire. Non si capiva bene se Elden Ring quindi sarebbe uscito soltanto per. Soltanto per Xbox e PC o anche per PS4, tipo. Elden Ring è multiplayer. Sì, esattamente. Però, tipo, per andare là. Ascoltami un attimo, Cool World, come ti aspetti che ci arrivi io lì? Dov'è la fregatura? Cyberpunk è quello con Keanu Reeves, tipo, ho visto dei post su Facebook. Niente, ci sono Big per Microsoft, ci sono i soliti Gears, Forza. Esiste ancora Halo, cioè sta andando ancora avanti Halo, veramente? Scusate un attimo. Io ora provo a fare questa cosa perché voglio capire un attimo dove mi porta. No, ma. Contro tuttora grosse speranze, vittorio super reboot stile God of War. Ma perché God of War ha avuto una sorta di reboot? Ah, ecco come, che scemo, una sorta di reboot. Cioè, so che hanno fatto il sequel, ma. Tipo, dall'altra parte per prendere la chiave. No. Un po' scemo. Devo andare su. Ok, e su trovo la clessidra, la chiave, eccetera, eccetera. Questo PS4 è effettivamente un soft reboot. In che senso? Non è un sequel? Io avevo capito fosse un sequel, ma non conosco God of War, quindi non posso parlarne più di tanto. Non hanno buttato all'aria i giochi creati in passato, però la narrativa e anche il gioco è diverso dal solito. God of War. Sì, anch'io parlo di God of War. Aspetta un attimo. Ma loro faranno comunque la stessa cosa. Non hanno buttato all'aria i giochi creati in passato, però la narrativa e anche il gioco è diverso dal solito. Ma allora era un sequel. Nel senso che. Tipo Dark Souls 2? Ah no, che imbecille, tu non lo conosci Dark Souls 2. Però si rendi l'idea. Salva. Oddio, questo era un macello, tra virgolette. Allora, tipo, se io devo arrivare là per la frutta, vero? Per arrivare lì ci si arriva da quelle due direzioni. Io potrei fare una cosa di questo genere. Ok. Qui va per forza avanti, va bene. Ma da qui non posso fare altro che questo. Tipo. Di qui no. Esatto. Esatto, un po' come Dark Souls 2, appunto. Ok, di qui è la strada giusta. Tipo di qua.
Why you do this to me? Vabbè, a sto punto prendiamo la clessidra, va. È Dark Souls 2 che è un po' diverso da Dark Souls 1 e Dark Souls 3, nel senso, a me piace molto di più Dark Souls 2 perché i protagonisti, cioè, è una storia molto più umana nel vero senso della parola. Non è tanto legata agli dèi, al divino e quant'altro. Cosa che a me in un certo senso va benissimo, ma più soprattutto per il fatto che si chiama Dark Souls, quindi dovrebbe incentrarsi di più sugli esseri umani, non sugli dèi, secondo me. Capisco che è un po' come dire, ma perché si chiama il trono di spade? Perché c'è un trono di spade? Che vuol dire? È come se Breaking Bad dovesse chiamarsi vita da camper, perché c'è un camper. Lo capisco, ma tipo per arrivare là, devo arrivare lì sopra. Per arrivare lì sopra, devo ci si arriva da dove c'è la pillola, tipo. O da là. Ok, ci siamo. Sono un imbecille. Scusate. Ho premuto su una volta di troppo. Ok, perfetto, ci siamo. Ok. Oh, ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Un po' preoccupato per questa cosa. Ah, davvero? È tipo... che imbecille, scusate. Come ho fatto a non fare attenzione a una cosa del genere? Tipo, no? Io volevo far... Esatto, è così che si fa. Tipo da qui? Sì. Salviamo, sì, assolutamente. Non servirebbe, ma tu fallo che non si sa mai. Io non vedo l'ora che esca Crash. Tra l'altro sono andato a preordinarlo alla fine. Mi ha chiesto vuoi la Limited o quella standard? Costava tipo 20 euro in più quella Limited. Gli ho chiesto ma... cos'è esattamente la Limited in più? Giusto per sapere no, cos'è che varrebbe 20 euro. E alla fine no, ho optato per quella... perché mi fa... ci sono dei circuiti e delle robe... ci sono delle... cioè ci sono... robe già sbloccate all'inizio, ci sono anche dei circuiti in più. Io ho detto sì, ma i circuiti sono esclusivi della Limited. O cioè comunque si possono avere. No, roba che comunque puoi avere anche giocando. Ah, ok, allora no, dammi io quella standard. Quella standard e non preoccuparti, sono abbastanza navigato in CTR per credere che tranquillamente la roba me la sbloccherò. Tanto. Cioè, a parte che a voler... Ah, che imbecille, che imbecille. A parte che a voler essere molto molto cinici, ma non credo proprio che ne avrò alcun bisogno. Esisteranno di sicuro i cheat. Penso che per CTR li faranno. Ripeto, non credo ne avrò bisogno. Questo livello me lo ricordo un po' ostico e fastidioso. Anche perché cominciano ad esserci di nuovo i... cosi. I geodata che spariscono. E quindi un attimo bisogna capire che giro... Tipo io potrei fare una cosa di questo genere. Qua bisogna capire un attimo com'è concepito il giro da fare. Ovvero, allora,
aspettate un attimo, eh. Tipo se facessi una cosa di questo genere. Ho fatto una minchia. Sì, ho fatto una minchiata. Tutto questo. Ok, il frutto è là. Io non so se questa sia la cosa giusta da fare. Lascia fare, invece sì. Dovrei arrivare tipo... Guardate un po'. Guardate un po' come si muore. No, non è vero. Forse. Ma... No, dai, si può fare così tranquillamente. Solo che... Ok, qua mi ricordo c'è il coso che va avanti e indietro. Che... Ho saltato, ma ho saltato troppo... tardi. Adesso vado alla prossima, magari si finisce subito la conferenza. Certamente, io sono qui. Stasera non so se farò un'ora e mezza o due, ma comunque sicuramente fino alle 10:30 sono qui. Poi magari... ci ragguagli su quello che hanno annunciato. Quindi casomai alla prossima o a più tardi se torni. E sì, il mercato è arrivato a questo livello a volte, effettivamente. Non sempre, ma... Ah, tutte le chiavi per... Dietro... Devo fare una cosa tipo questa? O tipo questa? Dov'è qua? Ma guarda un po', eh? Ok, dai. Iniziano un po' i livelli tosti, dicevo. Ah. Esatto, qua mi ricordo vagamente, tipo, ti teletrasporti più volte sui gialli, eccetera, eccetera. Solo che ci sarebbero anche gli altri adiacenti, tipo. Tipo quello blu, mi ricordo ce n'era uno blu, per dire. Tipo questo, no? Solo che a me manca ancora una chiave, vorrei capire... Ah... Ok, perfetto. Salva. Oddio, questo qui sì che è una rottura. Ah. Come ha saltato, mi è venuto un infarto. Ah, tipo così? Smetti di farmi venire gli infarti. Solo che tipo... Ecco, fatemi controllare questa cosa, ok? Dov'è la frutta? Su quel coso a L c'è la banana. È nella direzione del sole. Ok, e se faccio così? Rilancio. Tipo... Dicevo, se faccio così... Ok, lì si può saltare... Quattro chiavi alla faccia. Ok, ho fatto bene a rilanciare in realtà. Facciamo così, credo. Esatto.
Vi dirò però, eh. Vi dirò. Clessidra. E poi andiamo a prenderci le altre chiavi. Si può fare. Ora, tipo, mi ricordo che di qua c'era che preferisco fare così per evitare rogne. Solo che come concepisco così? No, così secondo me. L'unica cosa è da che parte sta adesso l'uscita? Ah, sta lì dentro. Quindi... va a capire come ci arrivi. Tipo, se io facessi... già c'è il ghiaccio, porca miseria. Sapete cosa che mi frega tantissimo? Rifacciamo da capo. No, non sono andato di qui prima. Sono andato tipo di qui. È all'altezza di questo praticamente. Sì, però io da qui stavo cercando di sfruttare questo coso invisibile per poter magari saltare dove c'è l'uscita, ma non so quanto possa servire in realtà. Facessimo una cosa di questo genere. Allora, qua ci sono le chiavi, mi sta benissimo. Ok, frutta. Aspettiamo un attimo che così prendiamo la clessidra e recuperiamo tempo. E poi vediamo di sfruttare magari quel geodata che scompare, perché l'ho lasciato apposta per poterci ritornare e magari fare prodigi, tra virgolette. Ok. Tipo, se io facessi una cosa di... Allora, caro mio, questa cosa funziona assolutamente, ma sei un imbecille perché l'hai fatto prima del tempo. Tipo, di qua. Esatto. Tempo. Chiavi. Iniziamo a imparare a memoria il livello. La clessidra la lascio ancora qui per ora, non è il caso. Solo che... Allora, teletrasporto che andiamo a prendere le altre due chiavi. Ovunque... Ah. Dicevo, ovunque esse siano. Sono un imbecille. Prima l'ho evitato apposta, invece adesso me lo sono preso in pieno. Vabbè, pazienza. Quello che tipo... Ok. Facciamo così, punti. Poi torniamo sul teletrasporto e andiamo a prenderci... Esatto, la clessidra. Ora. Prendiamo la clessidra e poi sfrutto il geodata là per tornare e andare all'uscita. Molto semplice. Beh, i motivi per cui faccio salvataggio rapido all'inizio del livello e non lo faccio più durante tutto il livello. Perché non si sa mai, appunto. Non è che c'è un'uscita segreta per caso. Non credo in realtà, eh. Secondo me si troverà il mondo dopo, ma vedremo. Perché è saltato l'uscita per questo?
Oddio, questo era. Questo mi confondeva tantissimo, eh. Vediamo un attimo. Dove stava la fregatura? Allora, sicuramente non puoi. Andiamo a vedere col rosso, va? Wow, siamo già tra l'altro a livello bonus, mi fa piacere. Dov'è il teletrasporto verde adesso? Scusate, noi siamo. Ok, ce n'è uno lì vicino all'uscita. E ok. Ah, e ce n'è uno là sopra. Ok. Che pro. Che culo. Penso che mi porterà prima. Esatto, qua sopra. E poi mi porta all'uscita. Giusto? Allora no, devo sfruttare questo. Sì. Appena in tempo, eh. Livello bonus. Salva. Perché penso che sia una fregatura? Non lo è. Meglio così in realtà. Ah, ok, inizia fra 20. Ok. Cosa succede qua? Va bene, salva. Che cosa succede? Hanno sbagliato orario o. Io adesso però sono un po' indeciso qua su cosa cavolo. Ah, lì c'è il coso blu. Facciamo così, va. Guarda un po'. Ma tipo. Ah, ok. Capisco. Tipo però qua. Qua cominciano i livelli veramente contorti e maledetti, eh. Ma tipo, per andare a prendere la frutta di qui. Qua c'è la cosa. E va bene. La clessidra. I giorni qua sono stati intensi, molto intensi in realtà. Dunque. Ah, il coso giallo, vero? Devo trovare il teletrasporto. L'ho già trovato? Serio? Guarda, a meno che non ci sia un coso segreto. L'ho trovato così a caso, ma va bene in realtà. Ecco, questo me lo ricordavo però. Mi sa che potrei aver fatto una minchiata, eh? Potrei. Sicuramente ho fatto una minchiata. Ah! Può essere. Alla faccia della sfacciataggine di un giocatore. Ah, aspetta, però qui bisogna. Ok.
Questo è niente, questo è niente. Quel famoso livello 130 erotti, 140 erotti, non mi ricordo il numero preciso, quello è follia. Alla faccia di Bloodborne. Del resto, quando mai una mente lucida ha creato, procurato qualcosa di effettivamente di valore, di inestimabile? Allora, qua. Ah, ma guarda un po'. Caro mio. Ok, ti ho capito. Tipo così, no? Allora, sono 150 livelli normali. Più 15 livelli bo. No, 30 livelli bonus. Non so quanti livelli segreti. E aia, credo 10 livelli, ma non sono sicuro. Che sono proprio una modalità di gioco bonus. Tra virgolette, sono dei livelli extra che si sbloccano soltanto se hai completato tutto quanto. Sono proprio una modalità di gioco che si sblocca nel menu principale una volta che hai fatto tutto quanto. Sono un imbecille. Siamo al 73. Dici, ah, la prossima, ma entro questa sera, la prossima volta lo finisci? No, non è detto, perché i livelli si stanno facendo più complicati. Ok, di qua. Però. Qui è la stessa cosa, no? Chiaro. Non credo ci siano livelli segreti. No, infatti. Andiamo. Dov'è la fregatura? Benissimo, così. Ah, ecco dov'è la fregatura, tra virgolette. Ovvero. Ecco dove sta la fregatura, tra virgolette, appunto. Credo. Ipotizzo che la prossima live potresti persino finire. No, sicuramente. Allora, sicuramente non il. Che imbecille, bastava andare sotto sopra, che imbecille. Sicuramente la prossima live non finisco i 10 livelli extra. Quelli sicuramente no. Prossima live sicuramente si arriva al mondo 8, sicuro. Adesso stiamo finendo il quinto. Finito questo livello, siamo alla fine del mondo 5. Però io non credo che per la prossima live finiamo tutto, cioè mi ricordo benissimo che è ben tosto oltre questo. Solo che beh, sta andando spedito? Sì, ma tu hai detto, ah, ma è follia sti livelli. Follia, ma io mi ricordo cos'è davvero la follia, e quello è il problema. Ah, ok, tipo qua. Se facessi una cosa tipo questa. Ma guarda un po' dove. Serio? Allora, vediamo un po'. Questo abbiamo detto. Che infami, però. Vabbè, follia nel senso che comunque necessitava di. Come si è. Ma la follia di cui parlo io. Io ricordo un livello con una mappa cubica stramega articolata. E quattro chiavi da trovare oltre alla frutta e poi l'uscita. Quello è il genere di follia che ricordo io. Ah, una roba del genere. Sì, una cosa del genere, ma fatta bene. E sì, di qua.
Ma come diceva Eli, o meglio lo diceva la sua t-shirt, e come ho detto prima io, never be game over. Ora, fin qui ci sto. Allora, se andiamo là, torniamo all'inizio. Ok, bisogna fare una cosa di questo genere. Esatto. No, troppo presto. Oh, i miei cari vecchi livelli, quelli davvero che cominciano a essere difficili. Aspetta, per cavolo sto andando? No, non devo andare di là, devo... Ok. Ora bisogna solo andare all'uscita. Sperando... Ok, grazie. Tipo, l'uscita è... là. Se faccio una cosa di questo genere, funziona. Non solo funziona, se mi porta fin qua davanti... Ah, aspettate un attimo però, non è che per caso... No. Devo rifare da capo. Cioè, magari il modo c'è, però io non lo vedevo. Va bene, almeno so il giro adesso. Con quale velocità e rapidità ho fatto quel giro di telecamera e... salto? Allora, però, non andare troppo di fretta, perché se vai troppo di fretta sbagli, fai le minchiate. Piuttosto aspetta un secondo in più. Ripeto, aspetta un secondo in più. Calma. Calma. Ok. Si fa. Allora, qui, aspetta, guarda dov'è. Sì, vabbè, ma... Dai. Grazie. Frutta. Ora. Non vogliono farmi arrivare a livello bonus perché sanno che lo finisco e che vado avanti. No. Ok. Ma tipo devo andare da questa parte e saltare giù, ok. Merda. Ok, perfetto. Con quale salto preciso, nonostante non fossi in una posizione precisa. È stato bellissimo. Tipo adesso... Speriamo bene, perché mi pare si facesse così. Esatto. Perfetto. Io ora vorrei prendere anche la clessidra, ma giusto per... Grazie. Adesso. Ah, questa era una cosa che non ricordavo. I blocchi che compaiono e scompaiono. Ecco un'altra cosa che si aggiungerà alla difficoltà. Dunque. I trolloni della vita, va bene. Qua devi andare veramente spedito. Scusate un attimo, eh. Fatemi vedere quelli là. Ok. Non capivo bene il tempismo. Adesso l'ho inquadrato. Va bene. Stavo per far la minchiata, Mi sono fermato appena in tempo. Non ho premuto su. Ho premuto solo il salto. Ok. Questa cosa comincia.
Ok, ora vediamo com'è il mondo 6, perché non me lo ricordo. Ah, chiaro, è quello di legno con le cose che compaiono, scompaiono, chiaro. Tipo. No, defi... Cente. Allora, là c'è l'uscita e mi va bene, in realtà. Però vorrei capire un attimo dov'è la frutta. Sarà da qualche parte su qualche piattaforma nella parte specchiata dove io non sono stato, tipo di là. Infatti, eccolo là. Scusate un attimo. Ah, ok, c'è un'uscita sola, va bene. Pensavo fosse il coso segreto. Ho detto, come? L'ho trovato così a caso? Partito troppo tardi. E se vado dall'altra parte? Ho questo strano presentimento che possa servire a qualcosa, no? E invece no, sono stato tradito dal mio... No! Ok, perfetto. Qui c'è qualcosa... No, perfetto, si può tranquillamente andare. Perché non si sa mai che mettano qualcosa di bastardo che... Sono deficiente... Perché non ho girato la telecamera? Che bello il rumore del pallone che rimbalza. Quanto realistico, è bellissimo. A me gli effetti sonori, soprattutto quelli realistici, piacciono un casino. Infatti, è una cosa che dico anche tipo per Metal Gear Solid. No, io magari non giocherò mai Metal Gear Solid, ma c'è una cosa che adoro che sono gli effetti sonori. Ok, ho capito qui. No. Sì. Beh, questa è facile, dai. Si fa. Dunque. Aspettate un attimo. No, non può essere. C'è la fregatura, dai. C'è la fregatura. Ho capito. Sapevo che c'era la fregatura. E l'uscita adesso è là. Stiamo scherzando? Abbiamo già fatto 4 livelli, però. È vero, stai andando spedito alla faccia, sul serio. Ma questi livelli sono facili, quando si inventano i percorsi strani, complicati da fare per... Allora, la frutta è là dove c'è l'uscita, eh. Devo capire un attimo se... Devo capire un attimo se... Madonna. Sei di partire al momento giusto. Minchia. Io te l'ho detto... sì, no, ma infatti... In quel senso hai ragione. Allora, spero di non essere tradito da... Dalla frutta che si trova lì. Ma tu vedrai. Io non. Adesso non so bene. Perché non ho buoni ricordi di certe cose. Però ti assicuro che c'è un livello
nel mondo 7, cioè nel prossimo mondo, dove iniziano ad esserci i laser. E io mi ricordo che in alcuni di quei livelli, non dico tutti, ma alcuni proprio specifici, ci ho messo tipo una mezz'ora o anche di più per capire come farli. Tanti sono magari facilini, te la giostri un pochino e dici ah ok va bene. Altri sono veramente... Però devo partire per tempo, altrimenti... Tac, andiamo. Ok. Dove... Com'era? Ok. Perfetto. Non so, potrebbe anche fare la differenza save state, che magari non ti fa dimenticare il percorso, causa morte. Assolutamente sì. Assolutamente sì. C'è da dire un'altra cosa però, che una persona saggia userebbe due save state, uno per ricominciare il livello da capo, uno perché tanto capisce che fino a un certo punto ci deve arrivare per forza e quindi, o magari a volte quando devi superare gli ostacoli, sai che quella è la strada giusta, quella che stai facendo, ma ci sono degli ostacoli difficili da superare col tempismo, li hai superati benissimo, salvi lì. Poi magari però ti accorgi che non dovevi andare prima lì, allora usi il save state di prima per tornare all'inizio livello. Una persona saggia farebbe così. Io preferisco fare semplicemente quello all'inizio livello perché dai, ce la giochiamo un po'. Ah, questo qua era tipo... Esatto. È vero. Guarda, frega niente dei punti, frega niente dei punti, l'importante è poter completare il livello e dire l'ho completato e salvo. Però sì, ecco, sicuramente non avere i save state complica tanto le cose perché... Ah! Ah! Oddio, è vero, questi... Questi uccidono al contatto, ok? E tendono a muoversi nella tua direzione se ti percepiscono vicino. Ecco perché hanno messo la frutta così vicina all'inizio. Perché era il primo livello con questi cosi e ti danno almeno il modo di prenderla senza complicazioni. Dunque, ecco, questo è un livello che mi ricordavo. E mi ricordavo tipo di passare anche qua. Se non ricordo male. Frutta. Qui potrebbe esserci il livello segreto però, eh. Potrebbe. Se facessi una cosa di questo genere, mi ricordo che forse è anche il modo per arrivare per tornare all'inizio del livello. Non lo so, l'impressione è che ci sia un livello segreto qua. Sono un eBay. Ah, ecco cosa mi ricordavo. Mi ricordavo questo. Ecco perché mi ricordavo questi. Sono un imbecille, ma... Ah, ma no, aspetta, ok, avevo il dubbio anche sulla frutta, ma la frutta è all'inizio. Però perché c'è quel coso... Quello lì finale che si può distruggere mi perprime un po', eh. Allora... Chiarito il fatto che bisogna per forza entrare là dentro. Vorrei capire un attimo. Ah, aspettate, ecco come si faceva, che scemo. Così, ecco perché mi ricordavo appunto quello che ho detto prima, ovvero questo. Ora mi servirebbe possibile. Ah, ecco perché. Dicevo, mi servirebbe una clessidra.
Dai, sei un infame, perché sei andato in là? Può essere che qua ci sia. Ah. Qualcosa c'era, ma non era l'entrata segreta del livello. Allora, dicevamo, andiamo tipo da qui. Mi sono appena ricordato un livello. Credo che sia molto avanzato in realtà. Non mi ricordo neanche bene. Ah, giusto, devi andare da qua dentro, è vero. Non mi ricordo neanche bene in che mondo sia o altro, però ho avuto un leggero flash appunto di un livello che mi ha tenuto. Ma dopo inizia, va bene, dai, se sei qua, se sono ancora qui, dopo mi trovi e ci risentiamo così appunto ci aggiorni volendo. Va bene. A dopo oppure alla prossima, dai. Grazie di essere passato. Ok, via. Io ho tutte le chiavi? No, perché una si trova da questa parte, vero? Sì. Vieni qua. Ok. Via. Che rompipalle che sei però, eh? Dunque, dicevamo. Allora, chiave e ok. Qui. Torniamo all'inizio e anche questa è ok. Perfetto. Ora. Ah, però resti in linea. Ok, che scemo. Che deficiente. Quando la differenza che fa leggere bene le cose che ti scrivono. Li gestisco male, questi. Devo imparare a gestirli meglio, ragazzi. Mi rendo conto che sto facendo delle minchiate. Mi confondono un po' le idee, sì, lo ammetto. Vabbè, volevo fare un salto per evitare. Anche qua, volevo saltare al punto giusto, ma non ce l'ho fatta. Dunque, allora. Ti dirò, andiamo prima di qui. Dai, vieni qui. Perfetto. Sei un maledetto. Ho capito qual è l'errore. Ho capito qual è l'errore. Adesso non lo farò più. O meglio, cercherò di non farlo più. Se sarò distratto, sarò un deficiente. Però ho capito qual è il mio errore in realtà. Allora, intanto. Torniamo all'inizio. E ok. Dunque. Tipo. Ecco, tipo, andiamo subito qui. Qui devo aspettare che vada un pelo più in là. Ecco, tipo così. Tipo così. Vieni qua. Fregati. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Quanto mi devi far penare? Solo che tipo. Ok, dobbiamo andare dall'altra parte adesso perché altrimenti non posso. Prendere il percorso per tornare all'inizio. Dai, vai in va. Vai in là. Ok. Se andavo ancora più in là adesso mi incazzavo, eh. Perché vuol dire veramente essere trolloni e farti il trappolozzo. Ti dirò. Ma esiste un modo per. Salvo qui, perché voglio provare una cosa.
davvero. C'era davvero il livello segreto. Sì. Cioè, ci ho pensato anche. Magari c'è. Lo distruggi, c'è il coso trasparente che ti salva e ti fa trovare il livello segreto. Sì. Non lo sapevo, ma l'ho immaginato. È bellissimo. Conoscere i propri polli, eh. Solo che tipo qua come. Come la gestisci? Così? Sì. Scusate. Dicevamo che da qui. Prega niente se lascio indietro i punti, non è quello l'obiettivo ora. Cos'è quella cosa? Cos'è quel coso? Dicevamo. Scusate un attimo, eh. Allora. Ho visto quel coso a forma di anello e non capisco cosa sia, ma. Guardate, ma da qui? Ah, tipo. Non dico che torno all'inizio, ma. Perché non è l'inizio, tra l'altro. Però. Quanto devi essere preciso? Scusa. Ma non è che per caso fa vedere un po'? Vediamo se così per caso. Magari ho detto una minchiata, eh? Vediamo un po'. Ah, figo, gli occhialini. Sapete cosa servono gli occhialini? A questo. Temporaneamente si possono vedere i passaggi invisibili. Ah, ecco cos'era la piattaforma di lancio. Ecco cos'era. Ok, chiaro. E questa cosa serve per arrivare all'uscita. Va bene. Perfetto. Salva. Ah, io sulla fiducia andrei qui, eh. Ma proprio. Anche qua, dov'è la fregatura? Può essere che. Ah. Dov'era la fregatura? Che devi poter fare questo. Non questo, ma ci siamo capiti. Chiaro. Ah, così in scioltezza? In realtà va bene. Salva. Questo non era così difficile, mi pare. Devi soltanto capire dove saltare di qua e di là, ma dovrebbe essere abbastanza gestibile, no? Infatti, tipo, qui puoi saltare giù. Se non sbaglio, era la cosa giusta da fare. Iniziano ad esserci gli interruttori, bene. Sono gli interruttori sono quelli che servono per attivare dispositivi elettronici e quant'altro, ovviamente. Ne troveremo anche nel prossimo mondo, in realtà. Però la banana dove. Prego non dirmi che l'ho persa. No, non credo di averla persa. Scappiamo. In tutto questo, però, non sono sicuro
sapete cosa vorrei? Una cosa che non posso avere, la clessidra. Ma va bene lo stesso, me ne farò una ragione. Aspetta, salva. Allora, qualcosa mi dice che... Ah, ecco cosa c'erano le chiavi, va bene. Però siccome io non mi... Beh no, allora lo posso fare, dai, lo posso fare perché... Ah, questa cosa serve per andare all'uscita. Chiaro. Chiaro. Ecco, questa cosa potrebbe essere un po' una fregatura. Madonna. Madonna mia. Allora. Ah. Molto più semplice di quel che sembra, credo, eh. Molto easy. Certo, volendo ci sarebbe stata una gemmina da prendere. Un po' scemo, ma me lo perdonerete, dai. Sarete abbastanza magnanimi da perdonarmi queste sciocchezze. E poi l'importante è completare i livelli, non fare i miliardi di punti. Pillola chi? Guardate. Ok, salva. Salva. Allora. Oh. Scusate. Altra meccanica che complicherà un po' il gameplay, ma l'aiuterà anche in realtà. Cosa sono queste pillole? Queste pillole attivano una modalità di salto automatico fino alla fine del livello, che io ricordi. Per cui... Quando fermi si continua a saltare, muovendosi in avanti si salta in avanti, se in più si salta in avanti non si salta di due caselle ma di tre. Allora, però. E qui non c'è niente, va bene. Quindi a volte per prendere certe cose bisogna fare un po' dei calcoli. Tipo. Fatemi vedere. Tipo così, no? Tipo così. Tipo così. La frutta è... di qua. Perché? Ho girato una volta di troppo, scusate. Andiamo qua. No. È più fluido di quanto io creda. La gestione della telecamera gira molto più in fretta di quanto io pensi. Ok, adesso facciamo così. Quella monetina là, se non riesco a prenderla perché chi se ne frega. Però infatti giro lungo, frega niente. Si va sul pesante qua, eh? Cioè qui proprio devi avere le pillole, punto, devi averle, non è una scelta, è un obbligo. Mi chiedo perché mettere una pillola anche qui, ma vabbè. Aspetta un attimo, frutta,
proprio così? Se. I gameplay quelli intelligenti, no? Tipo andiamo di qui. Chiaro, devo saltare poi su quella piattaforma così faccio i salti quelli. Cioè, vado sulla cosa giusta. Ah, tipo adesso facciamo così. Esatto. Non fa una piega. La zucca l'abbiamo presa. Ok. Salva. Qualcosa mi dice che questa è la cosa da fare prima di tutto. Scusate, sono un po' indeciso. Così che. Ok, ci sto, proviamo, proviamo. Dicevo, proviamo a fare così. Sì, teoricamente sì, ma in pratica bisogna vedere se questa cosa può funzionare. Stavo facendo un salto stupidissimo. Ovvero, adesso la mia domanda è. Ok. Appena troppo tardi, ma è così che si fa. Credo. Sì, penso proprio di sì. Credo. Oppure no. Oppure sì, in realtà sì, la pillola è pensata per fare il salto più adatto e quindi risparmiare tempo e fare un giro più rapido per andare all'uscita, chiaro. Ci sta, ci sta. Chiaro. Sì, non era quello che volevo fare, ma in realtà ci sono. Doppio errore, scusatemi. Scusate. Non vorrei ammorbarvi con troppi errori, però questa volta ho fatto una minchiata. Tipo. Sono sicuro che c'è un modo più intelligente per fare questo salto, ma è il modo più diretto e veloce che mi è venuto da usare, quindi sfruttiamo questo, perché no? Perfetto, non fa una piega.
l'errore mio di prima è stato che una volta che salto su questo devo anche andare dall'altra parte a prendere l'altra chiave, altrimenti... Beh, in realtà si potrebbe fare anche in un altro modo, ma così è già una cosa fatta. Ma sapete che in realtà... Aspetta un attimo. Perché complicarsi tanto la vita? Basta far così. Mio caro Gilga. Ecco, il ghiaccio funziona un po' come negli altri livelli, cioè se salti in automatico con le pillole, salti anche continuamente andando sul ghiaccio. Solo che tipo... Io ho salvato, no? Se... Ok, chiaro. Chiaro. Ah, devi... Ok, da qua. Ah. Ho detto una fesse... Cioè, pensavo di aver capito. No, adesso ho capito. Sono un imbecille, ho fatto un salto lungo di troppo. Scusate. Perfetto. Però adesso sappiamo il giro da fare. Tipo con... Aspetta un attimo, prima bisogna prendere questa, altrimenti è tutto inutile. Perfetto. Quando uno si impegna, salto lungo, salto corto. Chiaro. Proviamo a fare così. Tocca fare una cosa del genere, per forza. Ma in realtà abbiamo fatto lo stesso. Perfetto. Oh, quindi mondo 7. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi. Qui comincia il delirio. Qui comincia il delirio. Vi chiedo soltanto un attimo, perché ci sono cose urgenti di cui devo un attimo controllare. Do un attimo un'occhiata, tempo un minuto o due, e poi andiamo avanti. Non credo che stasera finiremo il mondo 7, però, non credo proprio. Però datemi solo un attimo.
Sì, ti sento che stai scadendo tempo. Allora, dicevamo, ora cominciano ad esserci i laser. Come funzionano i laser? Così. Laser. Fine. Non devi toccare i laser, altrimenti game over. Benissimo. Oddio, ho ricordato cose del mondo 8. Molto brutte. Cioè, in realtà mi ricordo un livello in cui devi attivare e disattivare i laser, i teletrasporti, ci sono interruttori, mica interruttori. Opla. Allora. Questo era facile perché ti introduce la meccanica dei laser, eccetera. Ecco. Adesso capirete perché ci sono livelli che mi hanno richiesto tipo mezz'ora. Odore per capire cosa fare della mia vita. Adesso lo capirete. Perché adesso io non l'ho provato. Ma per dire, no? Se io facessi questo, porca miseria, quello spuntone quanto era. Già fa? È uscito in napoletano, però va bene anche così, cioè. Sono molto indeciso appunto sul da farsi qua, per... Ah, di qui, di qui, di qui, di qui. Chiaro. Credo. Sì, ma se trovassi una clessidra sarebbe anche meglio. Allora, dall'altra parte, chiaro. Capite perché dico, ma non è così. È che ce la facciamo a pelo, a pelo, a pelo. Tipo Siphon Filter, no? Mancavano 3 secondi. Ah, scusate un attimo, mi sono dimenticato di ritornare sulla live per tenerla d'occhio, che non si sa mai. Purtroppo dovrò fare questo, altrimenti mi funzioni male. Ma salva. Ora ci capiamo quando dico che al mondo 7 inizia è difficile. Dunque, dunque, dunque. Fammi ricaricare. Prego controller, non farmi scherzi. Oh, ma guarda, si comincia con i teletrasporti, che bello. E i laser ovviamente dietro ogni angolo, che a volte fai anche capire come siano sistemati, quindi... tipo, proviamo a fare così. Ok. Solo che io non ho preso la frutta. La frutta... Ok, così. Ok, Madonna, con quale... Ah, ma guarda un po'. Capire come arrivare all'uscita. Bisogna tipo saltare. Fatemi pensare un attimo, cioè fatemi vedere un attimo. No, non da lì. Da là. Mi pare.
Io posso. Sì, in qualche modo sì. Adesso vediamo, eh. Allora, tipo, mi ricordo che siamo andati di qui. Ho preso la chiave. Poi. Guarda un po'. Poi, tipo, ho detto, ah, andiamo qui che c'è il teletrasporto. Ok. Mi sono girato, sono andato a prendere la frutta. E fin qui tutto bene. Devo ritornare dove si trova. Esatto, qui. Esatto. Ora. Cavolo è? Ah. Ok, vi frego adesso. Vi frego, ho capito dove andare. Ho capito dove andare per tornare all'uscita. Allora, andiamo dall'altra parte. Non so qual è la casella giusta. Da qui? Ah no, che imbecille! È vero. Però. Esatto. Quindi adesso li frego un po'. Perché è chiaro. Facciamo un giro così che mi trovo. Allora, fondamentalmente qui torniamo un attimo dove dicevo. Prima, dove cavolo è il teletrasporto? Tipo, qua. Esatto. Girati. E abbiamo anche la chiave, vero? Allora. Si fa molto easy. In realtà sono un imbecille. Un pochino più piano e andare un po' più accorto, no, eh? Chiave. Chiave per fare citazioni importanti. Ah, aspetta un attimo. Può essere? Vi giuro che non capisco più come arrivare al teletrasporto. Grazie. Non capivo più come arrivarci. Ok, adesso ci siamo. Frutta. Ok. E si salta da qui. Grazie. Oddio, grazie. Oddio, questo era un livello bruttissimo. Questo. O forse non era questo, ma ho brutti ricordi in ogni caso. Ho veramente brutti ricordi di questo livello, eh. Vogliamo scoprire perché? Davvero, mi ero incartata su una cosa così, non dico banale. Ah, aspetta un attimo, può essere che. Può essere che. Dai. Ah, ok. Ok. Facciamolo. Dai, è quello il metodo più o meno. Più o meno è quello. Tipo. Abbiamo detto che devo andare qua. Ok. E se facessi una cosa tipo.
No, non funziona. Scusate un attimo, eh. Allora, l'uscita è dall'altra parte e lì non ci piove. Fatemi pensare. Perché la fregatura è capire come gestire questi cosi che si distruggono, che scompaiono, in modo da poterci cadere dopo senza avere impedimenti e poter andare all'uscita, appunto. Perché se cadi da lì, cadi nel vuoto, se cadi da là, invece, cadi su questo. Ah, può essere una cosa così semplice. Può davvero essere una cosa così semplice. Io ci spero, sinceramente, ma. Ah, però aspetta un attimo. Ecco, vabbè. All'ultimo. Se non è all'ultimo con me non si fa niente, eh. Ma non dire. Non dire. Allora. Ma non dire, perché non gira la. Allora, funziona se giri la telecamera, però. Ah no, aspetta un attimo. Infatti, adesso che sono riuscito a saltare qui, posso fare questo e andare all'uscita. Stavo per saltare, mi sarei sentito un imbecille. Sì. Ok. Sì. What? Non penso che è infatti. Davvero questo che devo fare? Ah! Non mi aspettavo una cosa così semplice in realtà. Sì. Sì. Però. E ok, per quanto riguarda questa chiave. Credo che l'altra chiave e la frutta siano entrambe là. Credo. Fatemi capire un attimo, eh. Voglio capire se ci si arriva direttamente da qui oppure. Merda. Fatemi capire un attimo. Allora, innanzitutto la chiave è davvero lì. Chiave. Devo capire un attimo come arrivarci. Non sarà così difficile, credo, in realtà. Però non ho ancora la certezza. Tipo, se saltassi. Può essere da qui.
sono cose di questo. Non era esattamente quello che volevo fare, ma potrei essere punito dalla mia scelta. Ah, sì, molto anche. Scusate, ma se io facessi una cosa tipo questa. Vabbè, ce ne sono ancora, ma il concetto era. Fatemi osservare. Ah, quello al centro ci arriva vicino. Ah. Era tutto qui. Però ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Allora, facciamo il giro come al solito. Allora, uno. Stai andando spedito, mi dicono. Eh sì. Dunque. Ma dai, ma non dire. Forse è perché stanno di più da questa parte. Devo puntare a saltarci sopra da questa parte, non dall'altra. Quindi rimaniamo qui adesso, aspetto che arrivi di nuovo e... Ok, questo per quanto riguarda la chiave. Per prendere la frutta vado dall'altra parte. Molto semplice. Solo che tipo per... ok, chiaro. Per andare all'uscita, intendevo. Molto semplice. Se c'erano dei spuntoni qua dietro mi incazzavo. Immaginavo ci fossero dei cose distruttibili, altrimenti come minchia facevi? Ho salvato, ok? Quindi... no, non puoi. Devi farlo per forza dall'altra parte. Ma come... Ah, aspettate un attimo però. Io posso fare una cosa di questo genere? Non so quanto serva, ma posso farla. Se... Un attimo al loro gioco, eh? Magari è più semplice di quel che sembra. Per dire. Per dire. E questi erano i primi 5 livelli del mondo 7, eh? Non vorrei dire, ma... Allora. Calma. E se vado un attimo prima di qui, così mi raccimolo un po' di punticini.
chiaro, non si può fare altrimenti, bisogna per forza prendere. Non è detto, aspetta un attimo, se faccio questo, vengo punito per la mia scelta. Ho fatto una scelta stupida. Di molto. Allora, diciamo che dei punti allora non me ne frega niente. Ah, ma guarda un po'. Allora, fammi pensare un attimo. Perché ho saltato di 3? Ok, ci sta, ci sta. Con quale celerità e istinto sono andato così proprio a colpo secco e sicuro soprattutto. Tipo, andiamo qua. Però dovete farmi capire una cosa. Allora, io posso andare là in fondo. Ah, tac, tac, 4, 4. Oh. Ok, ci siamo, so cosa fare. Non prenderò tutte le monete, mastica. Cioè potrei, ma anche no. Salva. Ecco, qui cominciano ad esserci interruttori che attivano sia i laser che i teletrasporti. Che belle cose. Ecco. A volte i pulsanti si trovano anche sui laser. Credo, mi pare. Tipo, per dire, no? Io ho premuto questo, ecco, si attivano quelli gialli e anche il teletrasporto giallo. Potrebbe essere un problema. Allora, vediamo un po'. E se facessi una cosa tipo questa? Tipo, per dire. Esatto. Solo che questo. Non ho capito. Non ho capito la fregatura di usare. Cioè, non c'erano teletrasporti gialli, pensavo di sì in realtà. Scusate, ma io ho preso la frutta. Sì, l'ho presa, era sui laser, sì, l'ho presa, ok. Ecco, qua si comincia ad andare sul pesante. Questo me lo ricordo, è pesantino. Non andiamo ancora di lì un attimo, eh. Fammi vedere un po' cosa c'è qua sopra, tipo. Ma guarda un po', ho fatto bene a farlo, eh. Perché appunto una volta che superi le frecce, ciao, tanti saluti. C'è un'altra chiave da qualche parte, bisogna vedere un attimo. È là sotto, eh. Dovrei disattivare i blu. O il rosso. Per disattivare il rosso dovrei tipo. Dovrei andare là e quindi superare. Ah no. No, aspetta un attimo. Cavolo. Basta fare questo. Teoricamente, poi bisogna vedere. Cioè, capite? Io ho perso il. Io adesso muoio perché ho perso tempo per capire cosa fare nella mia vita. Ah, figo, figo, figo. Ok, ci sto. Allora, ho capito, vagamente.
Tipo dicevamo, fammi vedere cosa c'è qua sopra e abbiamo trovato roba. Ok, chiaro. Poi per andare... Ero andato tipo... Da che parte? Qua può essere? Non qui. Cavolo, era l'interruttore rosso. Ah, di là. Ok. Aspettiamo un attimo, prendiamo la clessidra così e abbiamo un po' di tempo in più. Perché ho visto che effettivamente... Prendiamola anche subito. Ho visto che effettivamente... C'è un percorso da fare a disattivare interruttori. Tipo da qui disattivi il rosso. E ok. Poi, avendo disattivato questo, esatto, vai di qui e disattivi il verde. Immagino che disattivando il verde si possa disattivare poi anche il blu. Esatto. Chiave. Fatto. Però ci è voluto un po' per capire. Oddio. Oddio. Ah, ma guarda un po'. Sì, però aspetta. Piano. Non andiamo di... Ah, qua bisognava fare tipo... Aspetta un attimo, là c'è il teletrasporto. Là c'è il teletrasporto. Mi dà l'idea che saltando da là si arrivi all'uscita. Ok. Ok. Ho capito. Ok, questo non attiva laser se non sbaglio, attiva solo il teletrasporto e bisogna fare così. Allora. Oddio, sperando di non aver fatto minchiate in realtà. Ok. Ok. Credo. Sì, ma dovevo saltare a quella dopo. Credo di aver capito. Attiva questo, ok. Allora, andiamo di qui. Facciamo così e prendiamo la chiave. Facciamo così e prendiamo la frutta. Perfetto. Ora bisogna un attimo capire. Esatto. Allora, bisogna andare qua. Se tutto va come ho visto prima da lontano, penso che siamo sulla strada tranquillamente per arrivare l'uscita con le chiavi. Andiamo qui al teletrasporto per prendere l'altra chiave mancante. Non fa una piega. Da qui molto easy. Questo era facile. Questo era facile. Salva. Ah. In realtà questo mi ricordo che appunto bisognava iniziare saltando di sotto, andare dall'altra parte, poi facendo la strada. Tipo perché qui ci dovrebbe essere un'altra cosa tras... Ah no, fai il giro così tipo. Ok, chiaro. Ok, ci sta comunque. Allora. Dicevamo. Possibilmente c'è anche una... Una piattaforma trasparente, diciamo. Un cubo trasparente, però non ne sono del tutto sicuro. Perché non salto mai col giusto tempismo su questo coso?
dicevamo. Adesso aspetto che arrivi qui. Chiaro. Ah, questa cosa serve per attivare i teletrasporti e anche per fare... Io credo e spero che questa cosa mi faccia prendere la frutta. Ah, puoi andare da una parte all'altra. Da quanto ho capito. Fate vedere un attimo. Tipo, se io faccio una cosa di questo genere. Infatti sì. Perfetto. Salva. Dov'è la fregatura? Era tutto qui. Cioè, il fatto che dovevi fare il centro prima di saltare su questo, altrimenti il centro non lo facevi più. Era quella la fregatura. Chiaro. Perfetto. Ok, ragazzi. Come vi dicevo l'altra volta, si complicano le cose. L'altra volta abbiamo finito 4 mondi, stasera ne abbiamo finiti 2. Ma la prossima volta secondo me lo finisci? No. No, direi proprio di no. La prossima volta credo che finiremo il mondo 8 sicuro. E forse ne faremo metà del 9, non lo so. Credo quindi che ci vorranno come minimo altre 2 live per finire Pula World. Quindi entro il 17. Quindi in realtà se entro il 17 lo finiamo, possiamo veramente iniziare a fare CTR, il vecchio CTR, prima che esca quello nuovo. Così ci facciamo un po', ci rifacciamo un po' le ossa, tra virgolette. Vediamo un po' come va. Allora, ragazzi, non so chi sia ancora collegato. Vedo che ci sono 4 persone collegate, però. Genji, non so se stai ascoltando, però credo che ci sentiremo la prossima volta. Domani no, perché c'è Nier Automata, quindi sicuramente non verrai. Ci vedremo mercoledì sera, penso, con Dark Souls. Anche voi, appunto, chi è collegato, ma magari resta silenzioso in chat. Cula World adesso... Cula World torna venerdì, sempre alle 9. E domani sera si va avanti con Nier Automata. Non so se ci sarà qualcosa di trama, perché ci sono un po' di quest da fare. Se riusciamo a farne abbastanza, potremmo anche andare avanti con la trama. Vediamo come si mette. E quindi niente. Grazie di essere passati. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte. O buon proseguimento di serata, secondo del caso. Ciao a tutti e grazie ancora.